was such a thing. Kept thinking I'd never live without you by my side. But there's been so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong and I learned how to get along. Bellissimo, cantato a suo tempo dalla straordinaria Gloria Gaynor, un pezzo che ha fatto il giro del mondo, e Will Survive. Abbiamo iniziato il disco show, questa era di Sapphire. Benvenuti a tutti quanti voi da Vittorio Cassinesi, nuovo programma da me condotto, suonato rigorosamente come potete vedere con il vinile, e approfitto per ricordarvi che se avete qualche disco, magari dei dischi che vi ingombrano e volete disfarvene, non buttateli, mi raccomando, dateli a me, io li custodirò per voi, ve li faccio rivivere come in questa trasmissione che adesso è appena iniziata del disco show. I disco show li trovate sul mio canale YouTube, sui miei canali Facebook, su Instagram, su Twitter, Telegram, insomma tutto ciò che ruota sul mondo del web. E approfitto per ricordarvi che per evitare di violare il copyright abbiamo fatto ascoltare una piccola tranche, e vi faremo ascoltare un'altra piccola tranche di tanti altri brani che sono in promo mix. Pensate, questi erano i dischi che arrivavano in pratica dall'Associazione Italiana Disc Jockey, che adesso in pratica sciolta come associazione, però giustamente voglio semplicemente ritornare un po' indietro negli anni. Questo è della incisione 1989, ma il pezzo è del 1979, sicuramente ha molti più anni indietro, però comunque era giusto per svegliare, come si dice, quei vecchi ricordi, quelle belle emozioni che solo il disco in vinile può dare. E allora, siamo pronti per iniziare? Andiamo subito con il disco show. Vi ricordo il nostro numero di telefono se volete mettervi in contatto: 347 6215 614. E dopo Sapphire con una rivisitazione di I Will Survive, continuiamo con i Blue Pearl con Down to You. What you gonna do?
Sempre nella Polygram Records, Escapade con Janet Jackson. Paid. Janet Jackson con Escapade e adesso Little Fluffy Clothes con ORB. Little Fluffy Clothes con ORB e adesso Expression Salt and Pepper. Express yourself, you gotta be you, I know be you, babe. Express yourself, let me be you. Oh yeah, oh yeah. Express yourself, don't tell me what I cannot do, baby. Come on and work your body.
bump, spread out and stop. Now bring in the go-go, uh-oh. Look at how my go-go rock from the left to the right. You wanna step to me? I know you wanna do me. Come on now, fellas, don't fight. At my door, I'm on rushing. They hear the percussion sound of my go-go. Bam. I'm gonna go learn my lesson. It's all about expression with a real salt and pepper, please stand. And salt and pepper con expression. Non so se le ricordate, erano belle peperine, movimentate, breakdance, danza praticamente fatta in modo sincopato. E adesso arriva il grande, straordinario Bronski Beat, anzi Jimmy Somerville dei Bronski Beat, con i Bronski Beat. Questo è un pezzo famosissimo e si titola Why. Voce fantastica quella di Jimmy Somerville, anche perché poi formarono, quando si sciolsero i Bronski Beat, i Coming Arts, e il tastierista dei Bronski Beat insieme ad un'altra voce hanno praticamente forgiato un altro bel po' di successi. Adesso arrivano Lee Lewis and Ward con Nice and Slow. The World, Nice and Slow, pezzi che insomma facevano parte della prima serata, dell'inizio della serata, poi iniziava la vera e propria musica. Pezzi degli anni 80-90, stiamo ascoltando il 1990, questo è del 91 quello che arriva, il pezzo dei Quartz è intitolato It's Too Late.
Non so se ricordate, il pezzo era di Carole King, It's Too Late, questa volta ripreso dai Quartz. Attenzione, per mantenerci sullo stesso genere arrivano i Soul to Soul in una versione remix di Ghetto Evan. Senti un po'. Bello, questa era bellissima. Volevo mantenermi su questo genere, lo so, lo farei, anche perché un mixage su questi si possono fare. Siamo sulla stessa battuta per minuto, 103, 99, 98. Poi era un pezzo della family, dei Soul to Soul, The Family Stand, Get to Heaven, Soul to Soul Remix. Attenzione! Bananarama, Preacher Man, eccolo qua, sono le stesse di Venus e di Cruel Summer. Questo è un pezzo che insomma non è molto famoso, ma fa ballare, fa ballare. Sono dischi che avevo accantonato in un certo senso e a distanza di tanti, tantissimi anni, siamo dal 90 a quest'anno, insomma sono passati veramente un bel po' di annetti che li abbiamo rispolverati e rimessi in, diciamo, sui giradischi. Preacher Man con Bananarama e adesso attenzione, Florence riprendono un pezzo di Umberto Tozzi e questo è Gloria. Senti che ritmo! Rock and roll! Like a foreigner, 'cause
almeno la soddisfazione di Umberto Tozzi di sentirsi dire hanno rifatto il mio pezzo in versione inglese. E poi Florence, ah, a proposito, c'è anche un altro pezzo che ricordo è stato rifatto sempre dalle grandi note del grande successo di Bigazzi e Tozzi a suo tempo, penso anche Ti Amo l'hanno rifatta in versione inglese, e Laura Brannigan ha fatto Self Control di Raff, quindi insomma molti italiani sono stati copiati negli anni 90 e la cosa mi fa letteralmente piacere, almeno una volta tanto la musica in quel periodo andava tantissimo. Florence con Gloria e adesso To Love Somebody, un pezzo dei Bee Gees rifatto, ricantato e risuonato da Jimmy Somerville. Now young man, if you're gonna love someone, then love them good. Like you know you should. Run come, you are run come back to me. And you won't come settle down with me. If you are run come, then you run come back to me. If you won't come settle down with me. Nothing start change with times. Remember when you never give me a dime. Table turn and turn your back. I know you are run come and me a come look me for mine. It's a light, a certain kind of light that's never shone on me. I want my life to be lived with you, lived with you. There's a way, everybody says, to do each and every little thing. But what does it bring? To Love Somebody con Jimmy Somerville, un po' di rap non ci sta poi tanto male. E adesso arriva Lori Mary con Tell Me Why, te ne vai? Sembra, sono un ragazzo fortunato, più o meno siamo sul genere. Beh, Jovanotti in quel periodo, anche se stiamo parlando degli anni 90, imperversava e ha fatto molto successo e ne ha fatta anche molta di strada. Tell Me Why con Lori Mary, arrivano Young Dash Pulse con Get Yourself Together. Only you can change this life from one that's planned and ordinary, so dull and sedentary. Only you can set your pace. Oh, now much you should be sharing. Show someone else you're caring. Only you can change the wrong. Change your momentary silence into a joyous song. We are here on a mission.
Get Yourself Together, Young Shing, aspetta, non mi veniva Young Disciples. Vabbè, benvenuta, dai. Adesso arrivano i Crips con Jolly Like It. Ogni tanto, dai, Disco Show ancora per qualche secondo. Dai, un minuto, facciamo due minuti, dai, per due minuti ascoltiamo questo pezzo e poi ci salutiamo. Thanks to the mellow. Your face is turning green and yellow. A girl is saying hello, hello. Well, shots, you're thinking well, oh, well, oh. Going up the escalator. Goody, goody generator. Bubblegum is what it's made of. It. Ooh, I like it. Ooh, I like it. Ooh, I like it. Creeps con I Like It. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi. Vi ringrazio per aver seguito. Vi ricordo che questo è un appuntamento, porta il nome di Disco Show ed è suonato rigorosamente in vinile, questo supporto che non tutti usano più ormai, che avete su Spotify, su YouTube, su dappertutto, insomma c'è tutta la musica che può ruotare attorno in pochissimo spazio, troverete il mondo, ma un supporto del genere, insomma, è bello toccarlo, ascoltarlo, farlo vedere più che altro, perché è molto bello anche avere questa emozione. Questi erano i dischi promozionali che ci mandavano a suo tempo dall'Associazione Italiana Disc Jockey. Abbiamo fatto ascoltare una bella mezz'oretta di grandi successi e non, però molti erano meno famosi, molti altri famosi. Comunque, tutto questo è il Disco Show. Se volete rivedere questa puntata, andate sul canale YouTube, cercate Vittorio Casinesi, spuntate la campanellina, mettete, mi raccomando, l'iscrizione, iscrivetevi, così almeno quando vengono caricati i prossimi video non ve li perdete. E poi voglio anche ricordarvi che abbiamo cercato di evitare di violare il copyright facendoveli ascoltare per una piccola tranche, giusto per svegliare quei vecchi ricordi, quelle belle emozioni che poi soprattutto il vinile nel passato ed oggi riesce a dare. Se volete mettervi in contatto con me, con il Disco Show, 347-615-614, però vi ricordo che comunque tutto questo è un appuntamento giusto per intrattenerci, intrattenimento allo stato puro. Vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima occasione. Da Vittorio Casinesi è tutto e bye bye col Disco Show. Ciao ciao, yo 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 yo.